Torniamo a parlare dell'intervista rilasciata ieri nel nostro telegiornale da due esponenti di Fratelli d'Italia, Fano, sul degrado riscontrato ai passeggi. Loretta Manocchi e Davide Del Vecchio avevano chiesto più sicurezza ma anche la chiusura notturna del parco. Oggi è arrivata la risposta dell'assessore al decoro Barbara Brunori. In merito al servizio che è andato in onda ieri sera su Fano TV di Fratelli d'Italia, voglio sicuramente rassicurare non solo loro ma prima di tutto i cittadini, perché sulla riqualificazione dei passeggi ci siamo da mesi, ci sono dei progettisti che ci stanno lavorando. Io non ho parlato di un progetto futuristico o fumoso che è nell'aria, ma di un progetto stabile e solido, tanto che ci si sta lavorando. È una riqualificazione abbastanza difficile, perché tradurre quello che è l'idea di un consiglio dei bambini, quindi di un'idea di un bambino sul posto, metterlo a terra, non è sempre semplice, non è un progetto qualunque, ma ci stiamo lavorando e per settembre saremo pronti col progetto per poi stanziare eventuali risorse e realizzare l'opera per il prossimo anno. Invece, rispetto ai bivacchi e la situazione di disagio, ne sono a conoscenza perché tutte le mattine transito quel luogo prima di venire al lavoro e l'ho monitorato da tempo, è sotto controllo, tanto che la polizia locale proprio ieri ha rimosso tutti quelli che erano un po' i rifiuti lasciati per questi bivacchi. Ho chiesto ad ASE di fare una pulizia straordinaria, considerato che ogni giorno vengono poi rimossi i rifiuti all'interno dei cestini. E è chiaro che c'è un disagio che non si corregge oggi con la chiusura di un cancello, perché quando i cancelli erano chiusi sono state divelte le reti, lo ricordiamo, che sono stati fatti dei buchi importanti, ma che sicuramente i cancelli verranno ripristinati in concomitanza al progetto di riqualificazione, perché ci saranno delle belle novità anche rispetto al tema della sicurezza, oltre che della percorrenza, l'accessibilità e di gioco. Per cui, per quanto riguarda la sicurezza di quel luogo, verrà sempre più presidiata l'area dalla polizia locale. Anche nei prossimi giorni ci saranno degli ulteriori controlli per evitare appunto che ci sia un bivacco che non è consono per quel luogo.